Bene, un saluto a tutti gli amici di androidblog.it. Quest'oggi stiamo facendo la recensione di un'applicazione che ci sarà consigliata di testare da un utente. Forse molti di voi si ricorderanno il mio approfondimento che ho fatto su alcuni browser relativi ad Android, come Google Chrome, come Dolphin, Opera e Firefox, e mi è stato consigliato di provare un altro browser che, a detta di quell'utente, era interessante. E prontamente io vado a rispondere al nostro amico. E scusate che nel frattempo si è staccato il wifi, probabilmente provo a riattaccarlo. Vediamo un po' se va. E quindi dicevo, prontamente ho scaricato il. Ecco, è andato. Questo browser che si chiama Next Browser e che devo dire in effetti è davvero carino. Allora, qui abbiamo la possibilità di aprire nuove schede, quindi quando siamo qui basta o fare lo swipe, diciamo, da sinistra verso destra, quindi così, oppure premere questa icona qui e ci fa questo swipe. Ci fa, quindi attraverso questo swipe ci fa l'apertura delle schede, oppure qui abbiamo la possibilità di andare in impostazioni, la scheda in incognito, i preferiti, la home, i segnalibri e le varie preferenze che sono possibili scegliere qui. Abbiamo da vicino un po' il telefono, nascondo da vari indirizzi, motore di ricerca, Google, user agent, ho messo già il desktop, poi si può scegliere lo schermo, dimensioni testo, JavaScript, rotazione automatica e quant'altro, privacy, vabbè, percorso per i download, chiedi sempre prima di salvare, sincronizzazione preferiti, le varie estensioni, vabbè, poi votaci, controllo aggiornamento, informazioni, eccetera. Quindi direi un browser completo che poi ci dà la possibilità, facendo questo swipe, diciamo da destra verso sinistra, anche di andare a prendere alcune estensioni, di entrare nelle impostazioni delle estensioni e scegliere davvero tante possibilità, per esempio turn on night mode, quindi ci sarà qualche luminosità particolare per la notte, full screen, scegliere quindi passare tra il desktop mode e il mobile mode, e poi abbiamo vari screenshot, QR code, Facebook extension, davvero tante tante possibilità, di cui anche Evernote. Quindi devo dire un browser completo che però, oltre a queste varie cose che inserisce proprio nell'applicazione, lo sviluppatore, devo dire che va anche molto molto bene come browser, diciamo alternativa a quello stock. Infatti, ora proviamo a aprire androidblog.it e devo dire che il browser è abbastanza reattivo, non mi dà davvero nessun tipo di problema, perlomeno tutte le volte che l'ho utilizzato. Ecco che ha già caricato la pagina, posso andare a fare già lo scrolling e scusate che chiudo questa cosa di Android Blog. Ce l'ho fatta. Ecco, devo dire che è già rapido, permette quindi di fare tranquillamente le vari zoom, e anche il doppio tap, se lo vado a fare, vedete, funziona molto molto bene. Quindi davvero un browser interessante. Direi allora a questo punto di stessarlo fino alla fine, di andare ad aprire allora The Verge e vediamo un po' come. Non so perché ho cliccato Rihanna. The Verge. Eccolo, perfetto, ce l'aprirà anche già nella versione desktop, visto che ho impostato la versione desktop come predefinita. Ecco, stiamo già aprendo The Verge, direi con una discreta velocità. Vediamo adesso quanto tempo ci mette a renderizzare tutta la pagina. Attendiamo ancora un attimo. Ecco, siamo arrivati. Direi un tempo accettabile per un sito abbastanza pesante. Purtroppo anche sul mio browser stock dell'S4, The Verge ci mette quel secondo in più a caricare, quindi direi che siamo sui livelli del browser stock, con qualche personalizzazione in più e con una fluidità, secondo me, superiore, visto che alle volte il browser stock, quando faccio questi swipe, diciamo un po' rapidi, ecco, ora per sbaglio ho cliccato, impazzisce un pochettino e tende a bloccarsi. Quindi direi
un ottimo browser, questo Next Browser. Complimenti al nostro utente che ce l'ha segnalato. Mi ha fatto scoprire un'applicazione che io non conoscevo e che è diventata un'applicazione per me da utilizzare quasi ogni giorno insieme a Dolphin su questo dispositivo, visto che il browser stock e sia anche Google Chrome sull'S4 non mi piacciono particolarmente come browser internet. Bene, detto tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!